dal sistema tanti attori che vanno dall'università al mondo agricolo, al mondo della formazione, al mondo della ricerca come il CRPA, mettendo a sistema tutte le buone pratiche, le azioni e le politiche che sul tema dell'agri-food abbiamo sviluppato in questi anni, e dalla trasformazione di suolo edificabile in suolo agricolo allo sviluppo di una grande agricoltura periurbana sul tema degli orti che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, e l'attività del Food Innovation Program nel campo della ricerca e della nutrizione e tantissime altre esperienze, insomma, sviluppate da tanti attori. Questo ci mette nella condizione, attraverso questo convegno internazionale che vedrà la presenza del sindaco di Digione, città gemellata, ma che vedrà soprattutto le conclusioni del ministro Martina, costruire una strategia comune per lo sviluppo delle grandi potenzialità agroalimentari del nostro territorio nelle dinamiche di sviluppo economico e fornire un contributo anche di elaborazione di idee in vista del G7 agricolo che si terrà a Bergamo pochi giorni dopo.